C'è l'attesa per il decreto che oggi verrà esaminato al Consiglio dei Ministri, c'è l'attesa per le decisioni della cabina di regia di domani prima per quel che riguarda gli aspetti tecnici e venerdì la conferma rispetto al nuovo scenario con le regioni che tornano ad essere potenzialmente anche gialli, c'è attesa per i dati dell'Abruzzo che ci collocano almeno in questi ultimi giorni in una situazione di lenta ma graduale fuoriuscita dalla fase acuta della pandemia e quindi insomma si guarda a ciò che avverrà soprattutto a partire dal 26 di aprile, da lunedì prossimo, tanti fronti in cui se l'Abruzzo appunto rimarrà con questi dati e dunque sarà nuovamente regione gialla, si dovrà appunto assistere a qualche novità. Le novità riguardano le attività scolastiche, e vedremo come, riguardano le attività di somministrazione al pubblico, bar e ristoranti, e lo vedremo nel nostro telegiornale, ma l'apertura oggi la vogliamo fare anche per dare un segnale di speranza per quel che sarà il nostro futuro anche turistico, con un collegamento dalla spiaggia di Pescara, perché insomma con il nuovo decreto sarà formalizzato sostanzialmente lo scenario che c'era lo scorso anno, la possibilità di tornare al mare, di riaprire gli ombrelloni a partire da metà maggio. Approfondiamo questo tema con la nostra Marina Moretti, che vedo pronta, insomma, la giornata oggi, un sole che ha dato tregua al maltempo degli ultimi giorni, un po' di vento, ma insomma, siamo al mare, Marina, finalmente, a te. Siamo al mare, detto bene, Carmine, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo al mare dove speriamo di arrivare fra poco, anche in maniera un po' più disinvolta, perché fa ancora un po' freddino, diciamo la verità. Però la cosa positiva è che si potrà andare al mare e, come dire, formula che vince non si cambia a quanto pare, visto che l'anno scorso le misure che sono state prese da tutti i balneatori, che sono stati attenti alle distanze, alle mascherine e insomma, ai percorsi separati, agli ombrelloni distanziati, pare tutto questo abbia funzionato e dunque sembra che sarà anche la formula per l'estate del 2021. E ne chiedo conferma a Luigi Di Marco della CNA Balneari Abruzzo. Allora, ha funzionato? Lasciamo le cose così? Sì, ha detto giustamente che l'anno scorso è stato un anno, abbiamo iniziato un po' in ritardo per via delle misure che si dovevano rispettare. Quest'anno le abbiamo in anticipo le misure, quindi sarà lo stesso protocollo dell'anno scorso dove possiamo dire che non si è ammalato nessuno, ma non a Pescara, in nessuna parte d'Italia al mare, quindi mantenendo le stesse distanze, lo stesso protocollo anti-Covid che abbiamo avuto l'anno scorso, dovremmo ripartire in tutta sicurezza, sperando che la data sia certa, quella del 15 maggio di cui si parla. Tra l'altro di questi giorni anche si dice che insomma, ripartono anche le prenotazioni per gli alberghi, per le strutture ricettive. Voi avete già avuto qualcuno che vi ha contattato per fermare il proprio ombrellone o per un noleggio a tempo? Sì, è vero, c'è tanta voglia di tornare alla vita normale, di stare all'aria aperta, di socializzare e quindi abbiamo sì, diverse prenotazioni sia a livello locale che da parte di turisti che vengono da fuori, insomma, da gente. Eppure ho sentito anche i B&B di Pescara, eccetera, che hanno nuove prenotazioni, quindi c'è questa voglia di ripartire e speriamo che vada tutto bene. D'altra parte, siamo al mare, è vero, ma anche in montagna. L'anno scorso c'è stato il pienone, anche in Abruzzo. Tutto sembra aver funzionato, anche perché gli studi scientifici, tra l'altro, dicono che gli spazi aperti non sono particolarmente congeniali al Covid. Certo è, poi altra cosa sono gli assembramenti e i comportamenti non prudenziali. Carmine, hai domande da fare, direttore, al nostro Luigi Di Marco? No, volevo chiedere, sì, in effetti la domanda è relativa alla loro attività di questi giorni, ecco, voglio dire, sono già nelle condizioni di avviare per esempio quella che qualcuno chiama elioterapia nel momento in cui il governo dovesse concedere la possibilità, magari prima del 15 maggio, di trascorrere qualche ora al sole, per esempio?
Loro, un pochino ti rispondo io, loro stanno comunque già preparando e si vede, sono al lavoro, hanno già posizionato peraltro in questo caso i pali che avranno poi le loro palme. L'elioterapia sicuramente chi vorrà, è un'elioterapia che però al momento è un po' prematura, più che altro per il clima, non tanto perché, perché il sole c'è, però è abbastanza freddino. Certamente che il direttore mi chiede se si potesse prima del 15 maggio accogliere qualcuno che voglia semplicemente stare in spiaggia, anche se la struttura sta ancora elaborando insomma tutto il contorno, sarà possibile farlo? Gli si potrà, non so, dare una bottiglietta d'acqua minerale? Non penso, penso che bisognerà aspettare il 15. Comunque, altra data, quella del 26 aprile, se dovessimo stare in zona gialla, questo lo sapremo tra qualche giorno, possiamo riaprire i ristoranti, i bar, le pizzerie, sempre all'aperto, quindi già è un fatto positivo anche quello.